Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport, della prima parte del TG Sport di Radio Vicino Destra e Radio 1 Stab Radio. Come di consuetudine nel TG Sport, della prima parte, si parla di tutte le notizie di sport, di tutto il mondo dello sport regionale, internazionale, nazionale e tutto il mondo proprio dello sport. Prima di tutto andiamo a vedere lo sport regionale. L'Udinese si arra... grappa a lasagna, bomber talismano. Basket Serie A2, Vito da Basigliano è l'arma in più per l'Apu. Ciclismo, cronache, interviste, commenti, tutto quello che c'è da sapere sul Giro d'Italia 2018. Ecco, proprio da questa notizia vi già preannuncio che dopo il TG Sport ci sarà la prima puntata del Giro d'Italia, della prima tappa che ci sarà oggi a Gerusalemme. Quindi vi illustrerò la prima e la presentazione della gara, della tappa che si farà oggi del Giro d'Italia numero 101. Notizie dal prossimo weekend. Dal domani, già Serie A, Allegri, il video con Tagliavento. In Italia ci piace fare la commedia, VAR aiuta se usata bene. Moratti e l'Inter, storia di passione e di un gentiluomo, specie in via di estinzione nel calcio. Notizie che ben 10 più di 20 anni fa Pantani aveva fatto una vittoria epica, detto il pirata, al Giro d'Italia. Pensate voi, già 20 anni. Andiamo a vedere altre notizie, le probabili formazioni che ci saranno in questa weekend del calcio di Serie A. Probabili formazioni della 36esima giornata. Juve contro una Bologna decimato a centrocampo. Allegri lancia Dybala. Maggio che KO non ci sarà. La Lazio ha Immobile, Radu e Parolo. La Spal perde Lazzari. Sam in recupero Quagliarella e Zapata. Napoli chance per Milik. Inter dentro Albert e Boria Cavalero. Nel Milan Romagnoli forse convocato. Roba Berotti e Stroman non stanno bene. Andiamo a vedere la prima anticipo di Serie A che ci sarà domani tra Milan e Hellas Verona, sabato ore 18. Romagnoli forse convocato, Valotti KO. L'altra partita è la seconda anticipo, è Juve Bologna. Sampdoria sabato domani alle 20:45. Mandžukić KO, Dybala gioca, invece Bologna senza centrocampo. L'altra anticipo della 12:30 sarà proprio Udinese-Inter. Depo titolare ad Albert e Boria Cavalero titolari. Tudor arretra Barak e rilancia De Paul in coppia con Lasagna. L'Inter Boria Cavalero e l'Albert per gli squalificati Vecino e D'Ambrosio. Chievo-Verona-Crotone, prima partita di salvezza, come anche la mia di Udinese. Chievo-Verona-Crotone proprio, domenica ore 15. Danna rilancia Giaccherini, trotta ok. Altra partita Genoa-Fiorentina, alle ore 15. Medeiros e Bandev insieme, invece KO Lasalt, Hugo out. Altra partita per l'Europa e Champions League, tra Lazio e Atalanta. Gioca Caicedo, invece fuori Radu e Barolo, confermato Barau. Altra partita, Napoli-Torino alle ore 15, Milik dall'inizio, fiducia a Edera e Bonifazi. Partita per la salvezza della Spal contro Benevento alle ore 15, Lazzari stagione finita, out per Juricic. Altra partita di salvezza, Sassuolo-Sampdoria alle ore 18 invece, primo possibile alle ore 18, Barak si candida, recuperati Zapate e Quagliarella. Notizie invece dell'ultima è Cagliari-Roma
per la salvezza e per la Champions League. Alle ore 20:45, Andreoli titolare, Strom e Perotti out. Rastrelli senza Castagne e Cicarini, rischia di perdere anche Romagna e Pisacane. Possibile invece difesa 4 con 3 punte davanti. Nella Roma non stanno bene Perotti e Storm, in mezzo Pellegrini, davanti Sharawi, Dzeko e Under. Andiamo a vedere invece altre notizie del calcio nei giornali sportivi. Il Milan pensa a Mandžukić e Fellaini, anche la Lazio si iscrive nella corsa per Cristante. Parliamo di calciomercato. Serie A, la manicomio, europeo al nostro manicomio, passeggiando per ASK e Mazzola. Calcio, una cosa un po' strana, arbitro urta con il borsone un tifoso e viene picchiato nel parcheggio, pensate un po' voi. Calcio internazionale, Steven Gerrard sarà il nuovo tecnico del Glasgow Rangers, accordo raggiunto. Questo weekend ci sarà il Gran Premio di Spagna di MotoGP, Moto3 e Moto2. Andrea Dovizioso parte bene, ma Marca è dietro di un soffio. Rossi, sesto. Parliamo di NBA, la giocata della notte. Acrobatico per Royce e Tatum. Supera LeBron James e Cleveland passano anche a ancora a Toronto. Anche Boston sul 2-0. Parliamo di rugby, il Times attacca. Rugby inglese ha un problema di doping. Pugilato, la boxe rischia l'esclusione delle Olimpiadi 2020. Beck dice: stiamo valutando, serve più integrità. Parliamo del calcio femminile. Il campione della Serie A e B sotto la gestione della FIGC. Invece la LND non ci sta. Andiamo a vedere le altre notizie di pallavolo. National League 2018, le convocate d'Italia, la lista definitiva delle 22 azzurre. Le famose notizie che si stanno vedendo sui diritti TV. La decisione sul ricorso di Sky e MediaPro tra lunedì e mercoledì. Invece andiamo a vedere le finaliste. Selezionate e state viste ieri sera dell'Europa League. Diego Costa manda l'Atletico Madrid in finale di Europa League 1-0 contro l'Arsenal. La prima finalista è l'Atletico Madrid, che la finale si giocherà a Lione. Invece l'altra è la Marsiglia. Garcia dice grazie a Rolando. Gol al 106esimo. Sedicesimo e Marsiglia in finale di Europa League. È nato un gol da un fuorigioco, da un calcio d'agono inesistente, perché quando ha calciato in un'azione quello del Marsiglia era stato toccato dal Campos e poi l'arbitro ha dato calcio d'angolo che non c'era. Da lì è venuto fuori il calcio d'angolo segnato da Rolando e così il Salisburgo, che aveva raggiunto e mandando ai 2-2 il risultato totale ai 90 minuti giocati, sono andati ai supplementari e dopo da lì è passata la Marsiglia vincendo perdendo 2-1 lo stesso, ma passando il turno. Quindi ci sarà la finale sarà Atletico Madrid contro Marsiglia. E invece la partita della finale di Champions League sarà Real Madrid contro Liverpool. Quindi si giocherà a Kiev in Ucraina. Andiamo a vedere altre notizie. Di mondiali, Higuaín e Dybala corrono verso di mondiali. Incontro positivo con San Paoli. Notizie invece del Gran Premio di Spagna. Lorenzo dice: non ho paura di correre con Marquez, ma serviranno sanzioni più severe. Quindi
C'è qualcosa che non quadra. Marchionni rassicura i tifosi della Formula 1. La Ferrari continuerà a correre. Abbiamo un monoposto fenomenale. Beh, che dire. Mettiamoci una nota negativa agli arbitraggio che c'è stato nella Champions League e nell'Europa League. Beh, l'Europa invoca proprio la VAR. Tutti gli errori e le evidenze dei fatti contro il manipolismo della UEFA. Monchi ha dato la sua nella post partita ha detto sono errori umani, ma il VAR sarebbe un aiuto per tutti. Florenzi dice ancora 5 dei 7 gol presi sono colpa nostra. Il resto è un disastro arbitrale. Beh, che dirvi? Mani incredibili di tanti giocatori cioè di tante partite state non solo nei semifinali, ma anche nei quarti, nelle altre cose. Cioè, l'arbitraggio è da mettersi le mani nei capelli. È una nota veramente negativa. Ma c'è qualcosa che mi domando io. Ma cosa c'è che c'è dietro alla UEFA che non vuole la così chiamata è detta VAR nelle competizioni della Coppa Europa League e Champions League? È una bella domanda. Come mai c'è un interesse a non averla? A mantenere due arbitri dietro la vicino alla porta per nulla? A perdere tempo? E perché la FIFA invece lo ha detto di sì al VAR per i mondiali o per altro o per le competizioni del mondiale del club e non invece la UEFA ha detto di no al VAR per la Champions League Europa League? Rifletteteci, io vi do questa domanda, poi vedremo. Io, per me ci saranno per me sotto ci sono degli interessi, poi non lo so. Perché mi è un po' strano, eh? Vedete un po' voi. Notizie che invece, come dicevo, per la Lazio è immobile fuori per 15-20 giorni per l'infortunio. La Lazio spera nel recupero in extremis contro l'Inter. Ibrahimovic dell'MLS ho rifiutato i 100 milioni della Cina, conquisterò Los Angeles. Parliamo del calcio, della Coppa di Turchia, Besiktas deserta il match Benefice in finale. Notizie invece della MotoGP, brutto incidente per il crossista Brian Toccacieli, la solidarietà di Rossi e dei piloti del Mondiale. NBA invece ritorna col botto di Steph Curry, l'uomo in più per i Golden State Warriors. Beh, notizia che circola da ieri, Raya fa la festa d'addio, 250 persone per salutare Napoli. E invece calcio, Verratti operato agli adduttori. Stagione finita per il centrocampista del Paris Saint-Germain. Ok, allora finiamo qui la prima parte del TG Sport. Ci sentiamo dopo per la seconda parte del TG Sport con tutti i risultati, la programmazione di stasera, le programmazioni di tutti i weekend, le gare del sport. Grazie a tutti, ci sentiamo dopo per la seconda parte.